volta che vedo l'Eurovision in vita mia, prima volta col botto, e bellissima esperienza e soprattutto anche stare a fianco a Fru effettivamente è stato molto didattico, ecco, le bandiere già non le conoscevo prima, adesso non è che le conosco meglio, però sicuramente c'ho qualche tip in più. Vabbè, io mi sono divertita, però penso sia abbastanza normale con loro. Il peggio per me è la Francia, era una sorta di danza delle streghe misto a Xina che non ho ben capito, quindi per me... no. E poi c'era un estone che è stato nominato l'uomo più sexy nel 2020, non ho capito perché, però magari ci farà ricredere. Il meglio per me è la Spagna, raga, cioè io ho proprio voglia di essere lei, mi fa venire voglia di essere migliore quella donna. È bella, brava, ha spaccato tutto, fenomeno incredibile, quindi chapeau, anche se non è spagnolo questa parola, però vabbè.